Tre vittorie in quattro gare e la Gevi Napoli firma l'ulteriore step di continuità nel suo percorso. La squadra azzurra ha battuto l'Epica Sabrindisi con le certezze garantite dal roster di coach Igor Milicic. Match difference and point difference against Brindisi, so this is... Siamo sicuramente felici di questa vittoria, che significa molto per il nostro piano, per il nostro progetto, e anche perché mette una differenza importante tra noi e Brindisi, sia in termini di gara che di differenza punti. Sicuramente abbiamo giocato un'ottima partita, a tratti molto bene, ma ci sono stati dei blackout importanti. 15 palle perse non forzate, ma generate da noi in casa, sono troppe. Quindi guardiamo avanti per migliorare questi aspetti, soprattutto questo delle palle perse. Gruppo delle seconde in classifica e lunedì sarà Fruit Village Arena Pala Barbuto sold out, tutto esaurito per la sfida contro la Virtus Segafredo Bologna di coach Luca Banchi. Questa è la storia, no, di un campionato dove chi gioca in Eurolega ha 8 doppi turni. Con l'andare del tempo saremo messi alla prova dal punto di vista fisico. Stavolta abbiamo giocato 3 volte in casa, ci saranno double week dove saremo costretti anche a viaggiare, quindi questo andrà un po' a discapito della capacità di recupero. E allora speravo che stasera, al di là delle assenze anche di Marco dell'ultimo momento, che un po' ha ulteriormente limitato le nostre opportunità, diciamo che dobbiamo essere un pochino più cinici, perché altrimenti c'è un dispendio di energie tali per vincere queste partite che... No, siamo quelli che tessiamo la tela e poi la sfacciamo con troppa superficialità, no? Allora dobbiamo imparare, perché poi, come detto, la gestione delle risorse non sarà semplice per un campionato che si prevede lungo, impegnativo, con tante gare da giocare, quindi... È un primo test, una prima verifica. Ci godiamo queste 3 vittorie che ci danno fiducia, ci danno coraggio, e ora un giorno di meritato riposo per i ragazzi e al lavoro per la prossima doppia trasferta a Lione-Napoli. Vittoria importante ottenuta all'overtime dalla Givova Scafati contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. Continuità centrata e da rinnovare tra le mura amiche contro la Vanoli Cremona di coach Demis Cavina, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Una Hotels Reggio Emilia. È la quinta partita e devo dire che ci troviamo di fronte a un'altra partita difficile per definizione. Avevo detto che non lo usavo più, ma comunque certamente contro un'altra squadra che probabilmente è nata per avere anche ambizioni di playoff, quindi certamente una squadra che ha esperienza, qualità. Con anche una trasferta importante in un campo caldo che conosco molto bene. Sarà una partita ovviamente per noi, insomma, sarà un bel test. Abbiamo lavorato con grande abnegazione e concentrazione, devo dire, perché la partita di Reggio Emilia ci ha dato una consapevolezza, che è quella che qualche volta non serve solo giocare bene, e metto tutto quello che dico tra virgolette. Sappiamo che di fronte abbiamo avversari di grande qualità. Domenica scorsa Reggio Emilia ha fatto una grande partita per poter vincere quella gara, e quindi la consapevolezza nostra di cui parlavo prima è proprio quella di ripetersi, cercare di avere sempre un rendimento costante, una continuità, la famosa continuità, proprio insomma, pensando che il lavoro pagherà e arriveranno anche magari risultati consecutivi. Adesso stiamo cercando ovviamente quello che dicevo anche la scorsa settimana, di continuare a conoscerci, di continuare questo processo di conoscenza reciproca, però devo dire che siamo consapevoli di quello che stiamo facendo in campo. Magari, ecco, scherzando anche con i ragazzi, vorremmo ricevere qualche complimento in meno dal punto di vista del gioco, magari, e magari regalarci anche
qualcosa che muova la classifica. Questo ovviamente è una battuta. La Bertram Tortona di coach Marco Ramondino sfiora la vittoria contro le Asette Emporio Armani Milano, più 4 finale per l'Olimpia di coach Ettore Messina. Vorrei fare i complimenti a Tortona perché ha giocato una partita molto valida. Tra l'altro dopo il primo tempo ha reagito portandosi in vantaggio e portando la partita fino agli ultimi possessi. Ancora una volta hanno dimostrato la loro qualità, la loro organizzazione di gioco, quindi volevo fargli i complimenti. Noi abbiamo finito una settimana durissima, non riesco a capacitarmi del fatto che la partita dell'Olympiacos è stata solo 5 giorni fa, mi sembra un mese fa, mi sembra, se devo essere sincero. Abbiamo giocato contro le 2 finaliste dell'Eurolega e la 3ª squadra in campionato dell'anno passato e abbiamo portato a casa 2 vittorie e un buon primo tempo a Madrid, pur in condizioni abbastanza limitate. Vincere qui senza Mirotic, Billy Baron, lo stesso Maudolò è un grandissimo risultato. Di solito non parlo mai dei singoli, però Nick Melli ha tenuto di peso la squadra, Stefano Tonut nel secondo tempo, che abbiamo iniziato malissimo, e andremo a parlarne con la squadra ovviamente, perché non è una buona cosa iniziare come abbiamo iniziato il secondo tempo. Un avvio non semplice per Tortona e per coach Marco Ramondino, ma comunque di equilibrio e prospettiva per il tecnico avellinese. C'è anche l'impegno europeo in Basketball Champions League. Alcuni aspetti molto positivi è stata la crescita nel corso della gara, la capacità nel secondo tempo in particolare di salire di livello dal punto di vista della fisicità e dell'esecuzione. Esecuzione, insomma, che significa qualità delle scelte, esecuzione di aspetti difensivi, esecuzione di aspetti offensivi. Credo che un aspetto molto importante sia stata, come sottolineava coach Messina, l'impatto al rimbalzo. Questo nel corso di tutta la partita. Nel primo tempo credo la differenza sia stata la nostra incapacità / capacità di Milano di vincere e proprio tiri al ferro da parte di diversi giocatori. Nel secondo tempo siamo, come dicevo, saliti di livello dal punto di vista della fisicità, dal punto di vista dell'esecuzione offensiva e difensiva, abbiamo fatto una difesa migliore dell'area, abbiamo subito meno tiri da sotto e siamo riusciti a giocare con più lucidità in attacco, riuscendo a prendere i vantaggi giusti e anche a concretizzarli con diversi giocatori, con Dom, con Baldasso, con Obasuan, con Doe, con Wims. Quindi siamo riusciti ad avere un contributo da parte di diversi giocatori, a non cavalcarne uno in particolare. Poi nel finale di partita Milano è stata brava a punire con il loro gioco interno e trovare i diversi mismatch con Poitras ma anche con Melli, e poi hanno messo tutti i tiri liberi, perché se non sbaglio Poitras ha fatto nel finale di partita, Poitras credo che abbia fatto 6 su 6 e Melli 1 su 2, quindi hanno fatto 7 su 8 i tiri liberi con le ricezioni dei loro lunghi profonde o con i rimbalzi o con falli subiti dopo rimbalzo d'attacco. In Serie B nazionale, 5ª giornata con la sconfitta della Paper di Caserta contro la Paffoni Fulgo Romegna e c'è l'esonero di coach Sergio Luise. Squadra affidata al vice Ciro dell'Imperio con il direttore tecnico Nando Gentile. La Delfes Avellino si rilancia subito battendo la NPC Rieti. Il derby è della GECO PSA Sant'Antimo di coach Marco Gandini, che ha superato la Lars Virtus Arechi Salerno. È successo questo la prima partita tra i video, è successo oggi, perché smettiamo di passarci la palla, in maniera passiva come stiamo facendo adesso, cerchiamo di passarci la palla in maniera attiva attaccando, cominciamo a passarci la palla per far trascorrere il tempo e questa cosa ci toglie ritmo offensivo. Quando perdiamo ritmo offensivo perdiamo ritmo difensivo e siamo una squadra che deve giocare di ritmo. È una questione soprattutto di intensità, di energia. Oggi eravamo un po' corti di rotazione perché Guido ovviamente ha mancato la partita e Colusso anche oggi ci ha dato poco e deve darci di più, perché è importante la rotazione, che deve capire che deve darci più. Non parlo mai dei singoli, ma in questo caso ne parlo perché è importante per noi, ma è un giocatore importante e deve cominciare a produrre. Detto questo, abbiamo la necessità, e dobbiamo lavorarci in settimana, di riuscire a tenere la concentrazione di stato per 40 minuti, perché noi quando giochiamo il nostro basket siamo una squadra, quando cominciamo a non giocare più il nostro basket, a vivere di soluzioni individuali, diventiamo una squadra molto molto progressiva.
Il supplementare inizia con un'azione di pallacanestro dove eseguiamo un gioco fino in fondo facendo 5 passaggi, toccando 2 volte più che roll, facendo un tiro aperto di Mike dall'angolo e facendo. Quello è il nostro basket, dobbiamo eseguirlo per 40 minuti. Nel momento in cui smettiamo di eseguire quel basket lì, cominciamo a pensare invece di eseguire, andiamo in difficoltà. Classifica con la Delfes e la PSA nel gruppone delle seconde e con Caserta e Salerno penultime effettive in un girone equilibrato. Domenica Caserta ospiterà la Caffè Toscano PL Livorno di coach Marco Cardani. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto in difesa per larghi tratti nel secondo tempo. In generale nel terzo quarto concedono soltanto 9 punti a una squadra di talento come Fiorenzuola, che fin lì tra l'altro aveva dimostrato di essere in giornata al tiro da 3 punti, come è sempre, perché ha ottimi tiratori. E facendoci male anche in uno contro uno nel primo tempo. Poi sul più 15 siamo di nuovo fermati in attacco, concedendo di nuovo qualche palla persa di troppo, che era stato il problema del primo tempo in attacco, e abbiamo di nuovo concesso ogni possesso canestro a Fiorenzuola, e chiaramente una squadra di talento ne ha approfittato per rientrare fino al meno 6. Sono contento che all'interno della partita abbiamo avuto di nuovo tanti protagonisti diversi, dopo poco ho iniziato a cambiare giocatori che secondo me non stavano rendendo per come possono in difesa, e durante la partita, per mantenere l'intensità alta, abbiamo continuato a fare i cambi e le rotazioni, e man mano la squadra si è abituata nei 40 minuti ed è riuscita a essere competitiva. Quindi sì, è una cosa importante per noi che tutti i ragazzi siano pronti a entrare e dare un contributo. Non penso che una squadra come la nostra possa dipendere soltanto da 5-6 elementi, ma viceversa debba sfruttare appieno l'organico e la giornata dei singoli giocatori. In generale lo stiamo gestendo un po' in maniera diversa rispetto agli altri, che ovviamente arrivavano da 2 mesi di inattività di squadra, mentre lui aveva fatto tutte le universiadi con la sua nazionale. Quindi stiamo gestendo diversamente, sapevamo che in questo periodo dell'anno potesse avere dei problemi di tenuta fisica. Oggi sicuramente è stato molto bravo in attacco, attaccare il ferro, a battere l'uomo sui cambi, che sono cose che ovviamente gli chiediamo e che sono nelle sue caratteristiche. Come gli altri, dobbiamo fare, anche lui deve fare un passo in avanti difensivo, e penso che sia un qualcosa che sia nostra responsabilità come staff ottenerlo da parte di tutti. La Delfes Avellino affronterà la Solbat Piombino e il gruppo di coach Andrea Crosariol è chiamato a firmare lo step decisivo nelle ambizioni. Abbiamo vinto a Rieti una partita comunque molto difficile contro una squadra che veniva da 3 sconfitte, però ha dimostrato la prima del campionato di battere Livorno, quindi sono molto tosti, faranno sicuro meglio, e batterli in casa non è mai facile. Adesso affrontiamo una squadra, anche loro, che giocano bene, con un gioco di corsa, di tanti pick and roll che dovremmo riuscire a limitare. È un'altra partita che, come ci capita spesso, visto il tipo di squadra che abbiamo quest'anno, dove dovremmo rallentare un po' di più i ritmi, no? Loro giocano tanto pick and roll, con Piccone, Berra, quindi dobbiamo riuscire un attimino a limitare quello e limitare un po' la loro corsa e il loro contropiede. Diciamo, i rimbalzi sono importanti, perché comunque, non volendo correre più di tanto, dobbiamo andare tutti 5 a rimbalzo, prima prendere la palla per poi andare a giocare i nostri schemi, il nostro gioco in attacco. Quindi dobbiamo fare quello, rallentare il ritmo, cercare di evitare delle palle perse, che soprattutto nel finale di Rieti abbiamo fatto, quindi dobbiamo limitare un po' di più quello e giocare la nostra partita. Quintetto no, però sicuro ho intenzione di provare delle rotazioni differenti per vedere come funzionano certi tipi di quintetti, che fino adesso non ho avuto ancora la possibilità di provare, però indubbiamente no, non proverò cose strane se devo provare a vincere la partita, quindi vediamo nel corso della partita come possono funzionare le cose. Più che parlato ho solo detto una cosa che comunque si vede, che anche gli arbitri comunque fanno, stanno fischiando tutti i blocchi, no? Diciamo, quindi è un po'... Per giocatori tipo Bortolini è un po' difficile da fare, no? Quindi 2 partite, diciamo, quasi abbiamo giocato tra virgolette senza di lui. A Rieti alla fine abbiamo giocato la maggior parte della partita senza il nostro 5 titolare, quindi dobbiamo un attimino riuscire a capire come sistemare questa cosa e provare ad avere lui in campo il più tempo possibile. Sicuro sono, come mentalità, come atteggiamento, sono molto contento della partita di Rieti, insisto, so quello che mi possono dare, perché li vedo tutti i giorni, due volte al giorno, quindi so quanto mi possono dare, so quello che posso chiedere da loro. Quello che dico e che ho detto io dopo Piacenza non era una critica per loro, era un poter richiedere di più da loro.
sicuro adesso con questo turno infrasettimanale, tre partite in una settimana, si capirà un po' di più la classifica generale, però lo diciamo da inizio anno, è un girone, è un campionato molto difficile, di un livello molto alto, dalla prima all'ultima in classifica, quindi tutte le partite sono difficili, l'ha dimostrato Rieti battendo Livorno, e quindi tutte le partite sono difficili da giocare al massimo della concentrazione. Sfida casalinga molto importante per Salerno di coach German Sciuto contro la Gema Montecatini. Se lasciamo le spalle, diciamo che abbiamo avuto 3 minuti nel primo quarto che avevamo fatto solo 11 punti loro, non hanno fatto dopo 14 punti gli ultimi 3 minuti, quello è un peccato. E dopo gli ultimi 4 minuti del secondo quarto è stato veramente, cioè, cose che non facciamo mai, e non stiamo lavorando in quello, cioè. Però dopo si è visto una squadra all'ultimo quarto che deve fare quello che noi facciamo, di fare pressione sulla palla, di non fare giocare gli altri giochi, di mandare il gioco a un posto dove noi vogliamo mandarci, di asfissiare molto anche a loro, alcuni giocatori. Veramente siamo stati lì perché abbiamo repuntato 17 punti nell'ultimo quarto, e dopo, cioè, non è normale, non è facile rimontare fuori casa 17 punti nell'ultimo quarto. E per questo io le ho detto ai ragazzi, non dobbiamo aspettare fino all'ultimo quarto per sapere il nostro lavoro che facciamo settimana. Però va bene, dopo è stato gli ultimi 5 minuti, diciamo, supplementari, siamo stati un po' cotti perché, cioè, fare la fatica che abbiamo fatto l'ultimo quarto, dopo diventa la testa e le gambe un po' spenta, però, cioè, mi porto solo avanti o di positività che la squadra ha fatto qualcosa in più per capire il momento e la situazione e reagire in una partita che si vedeva molto 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 male. Noi in settimana lavoriamo sempre ancora di più e ancora di più concentrati, cioè non è che perché se abbiamo perso dobbiamo lavorare di più, perché se vinciamo lavoriamo di meno, no. E in questa settimana abbiamo stato più attento anche alla squadra che si avvicina adesso domenica, che è molto diversa da altre squadre, secondo me, altre squadre che abbiamo incontrato in partita, la domenica. È una squadra che spinge molto il contrapiedi, gioca molto fisico per andare sotto canestro, al stesso tempo che attacca molto il canestro, ha tiri di 3 punti, però c'è una squadra che preferisce più andare ad attaccare il canestro. Dobbiamo controllare più l'uno contro uno, dobbiamo controllare più i rimbalzi di loro che vanno tutti a rimbalzi, controllare il play, che lui è abbastanza intelligente a passare la palla, a fare giocare a loro. Veramente sono tosti, e niente, dobbiamo continuare ancora oggi, domani, a vedere quel punto più pericoloso a loro, anche quel più punto più debole di loro. In Serie B interregionale, la Scandone Avellino ha superato la Promo Basket Marigliano, la Miwa Energia Benevento ha vinto sul parquet della Power Basket Salerno, l'Angri Pallacanestro ha battuto la Tecnoeleva Adria Bari tra le mura amiche. Nel quinto turno, Marigliano-Salerno, Benevento-Angri e Scandone-Corato. In Serie B femminile, esordio in campionato per la Sirio Salerno 92 di coach Niegos Visnic. Sono molto soddisfatto di quello che è accaduto stasera, perché i ragazzi veramente hanno dato tutto e sono uniti, soprattutto in momenti di difficoltà, quando siamo caricati di falli, non si è notato questa mancanza, perché ogni ragazza che è entrata e ogni ragazza che non è entrata ha contribuito, sì, che squadra si sente sicura in sé e continua a lavorare. Questo ci ha portato a un ottimo risultato, nonostante la stanchezza che è arrivata alla verso fine, sono molto soddisfatto. Ragazze sono veramente state protagoniste assolute, nonostante la partita, come abbiamo detto, insidia nel campo di Agropoli, che è sempre una squadra forte, una squadra da battere, una squadra che ti impegna ogni atomo di energia e non ti permette di fare cose facili. Complimenti a loro, complimenti soprattutto a mie ragazze, mie girls.
piedi per terra e fare box out, poi quando andiamo in ribalzo è diverso. Sì, questa cosa ci dà la consapevolezza che possiamo fare cose buone. D'altro lato abbiamo avuto anche alla fine l'infortunio del nostro capitano, che ci mette sempre in preoccupazione e sempre in corsa di essere 12, 10, quello che siamo, per poter presentare e prepararsi per esordio a casa e inizio a campionato. Per questo siamo sereni, questa è stata un'ottima partita, ma campionato, cioè, si misura alla fine, non all'inizio. Per questo siamo soddisfatti di quello che sta accadendo e quello che si sta calmando. D'altro lato siamo consapevoli e pazienti sull'obiettivo dove dobbiamo arrivare e come dobbiamo arrivare. Per questo ogni cosa ha sui tempi. Io sono paziente e felice. Ma senza dubbio una mia mentalità, tutto quello che dovevamo fare abbiamo fatto durante settimana, adesso in partita veniamo a fare godersi spettacolo, o meglio andiamo a fare conto di quello che abbiamo fatto e come l'abbiamo fatto. Per questo ci sono poche indicazioni da dare che non sono già date, che non sono già provate. Per questo, come quando ero giocatore, una volta provato tutto in partita dobbiamo solo eseguire e trovare migliori soluzioni per la squadra. Per questo devo ringraziare anche i ragazzi che mi permettono di stare tranquillo e sereno, ma d'altro lato, ripeto, forse anche un po' di mio stile di preparare tutto in settimana e venire qua e come dire, condurre, cercare delle magari qualche soluzione ad hoc se c'è bisogno, se no ragazzi stanno andando da sole spesso e volentieri e stanno andando molto bene. Thank you.